C'è il collega buddista che pensa al buon karma e poi la vicina di casa modella che non tocca grassi saturi nemmeno con la punta del mignolo. E poi c'è lui, il buon vecchio amico vegetariano che è l'anima della festa, se non fosse che a volte declina l'invito per paura di restare a stecchetto. Stasera all'ora dell'aperitivo metterai tutti d'accordo e farai un figurone davvero gourmet. Crostino vegano, dai che stanno per arrivare! Per i miei crostini mi occorrono pane, olio, germogli di barbabietola, tofu, pomodorini gialli, olive taggiasche, sale, basilico, carote, pistacchi e origano. Cominciamo dal pane. Queste belle fette sono perfette per dei crostoni da condividere. Le dispongo su una teglia che ho già foderato di carta da forno e le condisco con olio e origano. E le tosto in modalità grill a 240 gradi per 5 minuti. Nel frattempo taglio il tofu a cubetti. Detto anche il formaggio veg, si ottiene facendo cagliare il latte di soia, ricchissimo di proteine e dal sapore molto delicato. Intanto il pane è pronto. Che profumo! Lo sforno e lo faccio raffreddare. Posso occuparmi del patè. Verso il tofu nel bicchiere del mixer, ma ne tengo da parte un po' per decorazione. Aggiungo i pistacchi, il basilico, un terzo dell'olio e comincio a frullare. Se ce l'hai, usa la modalità pulse così non surriscalderai troppo le foglie di basilico. A questo punto unisco il restante olio e regolo di sale. Frullo ancora. Olè, pesto pronto. Assaggiamo. È buonissimo. Questo lo puoi usare anche per condire la pasta. E ora dedichiamoci alle verdure. Cominciamo dalla carota. Per prima cosa la pelo e poi sempre con il pelacarote devo ricavare delle fette molto sottili. Una volta ricavate tutte le fettine le sovrappongo e le taglio, così verranno delle striscioline perfette. Eccole qua! È il turno dei pomodorini gialli, devo tagliarli in otto. Se ti sembrano una novità, pensa invece che i primi pomodori giunti in Europa erano proprio di questo colore e da questo deriva il nome pomodoro. Buffo, eh? Possiamo comporre il nostro crostino. Una fetta di pane, uno strato di patè, qualche ciuffo di carota, un po' di germogli. Questi sono di barbabietola rossa. Ne basta un ciuffetto per rendere scenografico anche un semplice risotto alle zucchine. Qualche pomodorino, tofu e olive taggiasche. Condisco con olio e sale. Ultimo tocco, qualche fogliolina di basilico. Lo taglio a metà e continuo con tutti gli altri. Visto com'è stato facile? Una base fragrante, un patè cremoso e una sinfonia di colori e leggerezza. E mi chiederai, cosa ci faccio io con le calorie risparmiate? Semplice, ti puoi concedere un doppio drink. Buon appetito!